Salve, eccoci in una nuova puntata di Scratchpedia, la rubrica di tutorial per approfondire l'affascinante mondo di Scratch. Oggi vediamo come si può creare della musica. Quindi entriamo dentro Scratch, creiamo un nuovo progetto e la prima cosa che dobbiamo fare è caricare l'estensione della musica che ci permette di suonare con le note. E qui in basso a sinistra abbiamo il blocchetto delle estensioni, il pulsantino, quindi aggiungiamo l'estensione, un'estensione, e la prima che ci appare disponibile è proprio quella della musica, che ci permette di suonare strumenti e percussioni. Ecco, quello che adesso abbiamo a disposizione qui è una serie di blocchetti di istruzioni che ci permettono di suonare o dei tamburi, poi c'è una pausa tra un suono e l'altro, oppure di suonare delle note e cambiare il tipo di strumento, impostare il tempo e così via. Quindi facciamo ad esempio, carichiamo un nuovo sprite e tra gli sprite, tra le categorie di sprite disponibili abbiamo quelli della musica. Prendiamo ad esempio, abbiamo un sacco di sprite che possono suonare e prendiamo la batteria. Adesso il gatto per il momento non ci serve, possiamo anche eliminarlo. Prendiamo la batteria e mettiamola qui. E diciamo che vogliamo che quando si preme la batteria, quando si tocca questo sprite, quando si clicca questo sprite andiamo nella musica e facciamo suonare il diciamo qui abbiamo a disposizione tutta una serie di percussioni, quindi ad esempio prendiamo la gran cassa per un certo numero di battute e poi magari ci mettiamo anche vediamo che succede innanzitutto. Ecco, ogni volta che clicco la gran cassa fa un suono. E una cosa che potremmo fare è fargli cambiare anche il costume. Perché? Perché il rullante ha la batteria ha due costumi. Quindi potremmo fare che cambia il costume. Passa al costume seguente. Quindi ogni volta che clicco. Ok. Adesso proviamo a fare che questa musica ce la mettiamo sotto sempre, quindi diciamo che quando si clicca sulla bandierina, controllo per sempre, suoniamo questo, però ci dobbiamo mettere una pausa, altrimenti suona troppo velocemente. Vediamo un po' che succede. Ci siamo creati questo ritmo che è sempre disponibile. Benissimo, adesso mettiamo un altro sprite e ad esempio prendiamo un piatto. Quindi diciamo che il piatto facciamo la stessa cosa che quando si preme il piatto. Per sempre andiamo nella musica e suoniamo non un tamburo, ma vediamo un po' il piatto che fa. Piatto cash pure, vediamo che abbiamo a disposizione Charleston. Ecco il Charleston. E magari ci mettiamo anche qui di cambiare aspetto, quindi passa al costume seguente e ci mettiamo una pausa. E mettiamo una pausa, vediamo un po' se funziona questa cosa. Ecco, potremmo magari modificare, facciamo che questa pausa dura 0,75. Potremmo giocare appunto con le battute per vedere. Ecco. Stiamo creando un ritmo. Adesso possiamo creare un nuovo sprite.
Quindi stiamo facendo una specie di orchestra e magari ci mettiamo, non so, un sassofono. E a questo punto però gli facciamo il sassofono quando... Proviamo che quando... innanzitutto passiamo allo strumento. Quindi scegliamo come strumento il sassofono. Vediamo un po'. Trombone, sassofono, ok. E possiamo a questo punto suonare delle note, ad esempio la nota Do. Quindi potremmo, ad esempio, quindi situazione quando si clicca, magari possiamo dire anche qui, proviamo a vedere che succede per sempre. Innanzitutto passa al sassofono, poi per sempre suona la nota per un certo numero di battute, poi facciamo una pausa, poi passiamo un'altra nota, poi vediamo un po' che succede se eseguiamo questo brano. Ecco qua. Abbiamo realizzato il nostro primo brano musicale con degli sprite che suonano. Quindi per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo. Arrivederci.